Futuro. Scimmiotto un po' il mio amatissimo Marco da Milano per iniziare, come fa lui, le puntate di Cavallo e la Torre, con una parola che farà da sfondo a tutto l'episodio. Ma dato che io, ahimè, Marco da Milano non sono, le parole che mi servono per inquadrare il tema della nostra chiacchierata di oggi sulla sostenibilità di tutti i giorni sono due: futuro ed energia, anzi, energie. Sono Giovanna Bernarecci, questo è Di Alberi e di Altre Meraviglie, Radio 21 Aprile Web per la sostenibilità di tutti i giorni. Martedì 12 dicembre 2023, futuro ed energie. Futuro, qualcosa di cui non ha senso avere paura, ma di cui neppure ha senso fare un contenitore di tutte le speranze, specialmente perché è oggi che gestiamo il nostro domani. E quindi parlare di futuro vuol dire parlare di oggi. Ed energie, ovviamente, perché nel futuro senza energia non ci arriviamo. Ma occorre che decidiamo, anche nel nostro piccolo, quali fonti di energia vogliamo utilizzare e quali siamo sicure e sicuri di non volere più usare e perché. Oggi, anche alla luce dei risultati deludenti, come ci si aspettava, di COP28, personalmente sento il bisogno di mettere in fila le poche cose che ormai sono chiare e le molte che invece sono ancora da ragionare. E di farlo cercando di restare lontano dalle decisioni ideologiche o preconcette, il futuro d'altronde si costruisce tenendo i piedi per terra. Vediamo allora ciò di cui occorre tenere conto, ossia i fatti. Come diceva l'avvocata cattiva di Filadelfia. Fatto, il riscaldamento globale. Neanche coloro che negano che la causa principale ne siano le attività antropiche si spingono più a negare il riscaldamento globale. Secondo European Social Survey, indagine internazionale che si svolge ogni 2 anni su temi vari, coloro che non credono che il cambiamento climatico sia in corso sono una percentuale che si è attestata in media in questi anni sotto l'1%, arrivando al 2% se aggiungiamo quelli che non sanno rispondere. Così è riportato anche in un articolo dell'Avvenire del 23 luglio 2023. Fatto, l'origine antropica dell'aumento del riscaldamento globale. Questo in realtà è un fatto a metà, innanzitutto perché coloro di cui ha senso raccogliere le opinioni non sono chiunque, ma chi ha competenze in materia tale da permettergli o permetterle di prendere una posizione che sia scientificamente valutabile. Dunque, se vogliamo capire cosa è ragionevole pensare, dobbiamo fare una scelta. Credere al 97,1% degli scienziati specializzati in scienze della Terra che riconoscono l'origine antropica del riscaldamento globale, oppure seguire le convinzioni di coloro che, con argomentazioni varie, la negano? La fonte della statistica è Science, la rivista, e il suo ultimo articolo del 2016 che ha confrontato 12 studi pubblicati in materia ed i risultati di 2 sondaggi realizzati da 2 organizzazioni. L'informazione l'ho trovata su un articolo di Valigia Blu, 23 maggio 2023, dal titolo assolutamente indicativo Il dibattito scientifico sul cambiamento climatico è finito. Sempre meno fatto ed opinione, bisogna decidere quale farsi però, la risposta a questa domanda: quanto del riscaldamento globale causato dalle attività antropiche ha la propria origine nelle fonti di energia fossili, ossia carbone, gas naturale e petrolio? Secondo la International Energy Agency, la produzione, il trasporto e la lavorazione di petrolio e gas hanno prodotto 5,1 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente nel 2022, poco meno del 15% delle emissioni globali di gas serra nel settore energetico. Circa la metà di queste emissioni deriva dal flaring, che è la pratica messa in atto dalle maggiori compagnie petrolifere del mondo, che in fase di perforazione consente di liberarsi dei gas naturali inutili accumulati nel sottosuolo. Stessa operazione si ripete nell'estrazione del metano. E qui i fatti finiscono, perché a rendergli opinione, quindi oggetto di discussione, ci sono dichiarazioni come quelle del dottor Sultan Al Jaber, significativamente amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato degli Emirati Arabi Uniti, ma anche presidente della COP28 che si svolge appunto a Dubai, cioè negli Emirati Arabi Uniti.
il quale Sultan al-Jaber aveva detto nel corso di una riunione online del 21-11-2023 che l'eliminazione dei carburanti fossili non sarebbe la condizione necessaria e sufficiente per rimanere nel famoso grado e mezzo di riscaldamento globale ritenuto sopportabile o quantomeno accettabile. Ma successivamente lo stesso al-Jaber ha detto che la frase era stata raccolta senza il suo contesto e ha dichiarato di credere nella scienza e anche che chi aveva inteso la prima fase come qualcosa molto vicino al negazionismo, il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, nota d'autore, non aveva capito bene. In realtà, mentre diceva la famosa frase, al-Jaber già si era corretto, dicendo che il problema era trovare un sistema per eliminare le fonti fossili senza tornare al Medioevo sotto il profilo socio-economico. Non esiste nessuno scienziato, non ci sono degli scenari possibili che parlano dell'eliminazione dei carburanti fossili come la possibilità di rimanere necessariamente entro l'aumento di 1,5 gradi della temperatura. Quindi va bene, ma aiutatemi, mostratemi la via per eliminare i carburanti fossili. Una strada che permetta di avere uno sviluppo socio-economico sostenibile, almeno che non si voglia riportare il mondo al Medioevo. Ma qualunque cosa volesse dire veramente Sultan al-Jaber, sa di fatto che ieri, 11 dicembre 2023, la COP28 ha cominciato, tra fulmini e saette anche della UE, la discussione di una bozza di accordo che cancella, sì, hai capito bene, cancella, il traguardo dell'eliminazione dell'uso delle fonti fossili entro il 2030, lasciando sopravvivere al suo posto una ben più blanda indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e di arrivare al raddoppio dell'efficienza energetica entro quello stesso termine. Possiamo prendercela con Sultan al-Jaber? Certamente. Anche se, chi lo sa, magari la bozza è stata una mossa provocatoria per ottenere una posizione più chiara dai vari attori sul palco, o effettivamente Sultan al-Jaber ha messo insieme il fatto che siamo alla fine del 2023, mancherebbero 6 anni alla scadenza e siamo decisamente indietro. Tutto questo è ovviamente possibile, ma il fatto è che in ogni caso Sultan al-Jaber non è solo. Con lui, e forse più di lui, contro la transizione ecologica verso le rinnovabili, ci sono ovviamente tutti quelli che con il petrolio e il carbon fossile ci mangiano, chi meglio, chi peggio. E qui ti svelo la fine. In realtà non sarà alcuna COP, non sarà la UE, non saranno gli attivisti a costringere il mondo degli umani alla svolta. Saremo noi, nei limiti in cui sosterremo le altre forme di energia e faremo crollare invece il consumo di tutti i prodotti, ma proprio tutti, che derivano dalle fonti maggiormente inquinanti. E sì, questo probabilmente in 6 anni non ci riusciamo. Questo spiega anche perché di questo tema oggi ne parliamo qui, dove da sempre ci occupiamo di sostenibilità di tutti i giorni. Appunto perché il bilancino in mano l'abbiamo noi, solo noi e non loro. Ma anche se faremo questa scelta, e io spero proprio di sì, ahimè non possiamo illuderci che basterà decidere definitivamente per le rinnovabili per risolvere il problema. Ad esempio, perché rinnovabili non vuol dire automaticamente non inquinanti. In realtà, rinnovabili vuol solo dire che si rinnovano, cioè si ricaricano naturalmente, e dunque non finiscono. Anzi, in un certo senso, le fonti rinnovabili garantiscono energia agli umani perché gli umani continuano a fare quello che hanno sempre fatto, senza però correre il rischio di consumare tutte le risorse. È però vero che le fonti rinnovabili, non in quanto rinnovabili, ma per loro natura, sono più sostenibili delle fonti fossili, ma è una valutazione relativa. Infatti anche le rinnovabili, ossia energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, energia derivante da biomasse e da maree, richiedono tecnologie per essere estratte prima e per poterle utilizzare poi. E se le tecnologie spesso comportano emissioni di gas serra, con quel che ne segue, esistono anche altri aspetti negativi, che è completamente inutile nascondersi. Ad esempio perché può esserne necessario lo stoccaggio, dato che non c'è sempre il sole, non c'è sempre il vento, e anche questo vuol dire tecnologia. E anche questo vuol dire consumo del suolo, che per l'energia eolica è particolarmente grave in quanto, come è noto, un parco eolico non sta proprio in un fazzoletto di terra. E anzi, un po' sorprendentemente, per accettarlo bisogna cioè aprire un po' la mentalità.
Quel che è vero è che l'energia nucleare è quella più vicina ad essere rinnovabile e contemporaneamente green, ossia capace di produrre energia elettrica con emissioni veramente vicine allo zero. Inoltre, l'energia nucleare è quella che è più facile produrre in grandi quantità in una sola centrale. Non sto però dicendoti che dovremmo sposare tutte le idee del nucleare o addirittura chiedere che ci mettano una piccola centrale in giardino, perché l'energia nucleare è anche quella che giustamente ci spaventa di più. Scorie, incidenti e anche quando va tutto bene, costi di installazione, costi di messa in funzione, costi di mantenimento e ovviamente consumo del suolo. Questo vuol dire che non esiste una soluzione? No, vuol dire che non esiste una sola soluzione e che qualunque soluzione o mazzetto di soluzioni decideremo di accettare, decideremo di sostenere, dovrà comunque essere controllata, revisionata, insomma, ragionata. Non per un tempo finito, ma per tutto il tempo nel corso del quale la useremo. E a proposito di ragionamento, c'è un grande assente nel molto che abbiamo detto fin qui: la presa in considerazione di ricercare e insegnare a noi stesse e a noi stessi un sistema per avere bisogno di un po' meno di energia. Non certo per tornare nel Medioevo o nelle caverne, anzi, questa è una strada che abbiamo già intrapreso, se non per virtù, per necessità economiche o di altro tipo, la guerra tra Russia ed Ucraina, sia stata effettivamente causa dell'aumento delle bollette oppure no, ci ha comunque insegnato ad accendere il riscaldamento solo quando abbiamo freddo e non in previsione del fatto che tra un po' avremo freddo. E nello stesso modo quest'estate abbiamo imparato a fare un po' d'aria con le correnti per accendere il più tardi possibile il condizionatore o il ventilatore. Per non parlare della pandemia che ci ha insegnato a camminare o andare in bicicletta quando è possibile senza usare i mezzi pubblici che sono sicuramente più inquinanti. E chi lo sa, la butto lì, magari nel futuro potremo anche finire a scoprire che la luce possiamo anche accendercela da soli, senza dover avere bisogno che ci pensi Alexa. E così siamo tornati alla parola iniziale, futuro. Un futuro che sicuramente si porterà a lungo dietro le problematiche del riscaldamento globale e dell'inquinamento, ma un futuro che abbiamo moltissimi strumenti per gestire, compresa una ragionevole riduzione di quelle abitudini che, ma dai, sono davvero comodità tali che se ti mancano ti senti infelice. Sono Giovanna Vernarecci e questo era Di alberi di altre meraviglie, Radio 21 Aprile Web per la sostenibilità di tutti i giorni, episodio del 12 dicembre 2023. I contributi audio e le fonti che ti ho citato sono indicati in sinossi, la musica è sotto licenza Artlist Io.